E su. Via. Direi che siamo arrivati. Vai. Oh, 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 oh. Ah, proprio sulla macchia. Sì, sì, sì. Ok, che è a posto. Sulla macchia di petrolio siamo finiti. Oh. Ah, un voxafono. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, e il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Pioggia per 40 giorni e 40 notti, e non lasciò vivere niente che camminasse. Vedete, amici miei, anche Dio ha diritto di rifare le cose. E cos'è Columbia se non un'altra arca? Per altri tempi. Pensi di essere Noè? Vorrei conoscere di persona, eh? Qui ne parliamo a quattro occhi. Ok, abbiamo levato la roba che ci dava fastidio. E ora proseguiamo. Opla! Oh! Aspetta, aspetti che do un colpetto così. Ah, ecco. Si sarà nascosto. Sarà nascosto. Meglio cominciare a buttare giù porte. Io non butto giù nessuna porta. Sai che tipo di gente vive qui? Non... Sai cosa ha fatto questo tipo? Cosa ti aspetti da un anarchico? La Fitzroy li ha addestrati tutti come cani. Mirano alla gola. E si mette a spargere sangue oggi. Proprio oggi. Sai cosa? Meglio radunare tutti quelli che parlano bene dei Vox. Quando si tratta di un anarchico, le parole valgono tanto quanto i fatti. Ho pensato la stessa cosa. Pensi che il profeta gliela farà passare liscia? Scorrerà del sangue a Finto, fra poco. Gli sta bene. Anarchici, sindacalisti, misogini. Li lasciamo entrare in città e guarda come ci ringraziano. Qua scoppierà una rivolta, ve lo dico io, eh. Quindi uccidetelo! La... Mi hanno visto? No. No. La Fitzroy, sì, sì, deve essere... Sarà sicuramente il capo. Tutto che li ha addestrati tutti, quindi... Ti presumo. Metterò sottoterra! Sì, ciao. Ok. Schiva, schiva. Opla. Voglio vederlo. C'è un'altra skyline più in alto. Se riuscissi a salire un po', probabilmente potrei raggiungerla. Adesso vediamo. Ma sentivo un'altra voce. Mi farai avere la promozione. Sento le voci ma non li vedo. Ti uccido. Ma dov'è? Dov'è? Qua non c'è niente. A parte le solite casse, ok. Sudare sangue. Sudare sangue, ha detto addirittura. Sali, ok, prendiamo. Non c'è nient'altro. Ti ammazzo. Ah, forse là in alto, vediamo. Eccolo. Ok. Sì, qua. Questo Bioshock, le armi, cioè, sono dannatamente precise rispetto agli altri due, dove il mitragliatore c'era un bel po' di rinculo. Qua praticamente l'hanno tolto, che non è molto realistico, però infatti per questo le armi quasi quasi appunto sono più devastanti dei plasmidi. No. Ecco. No. C'è qualcosa qua, a parte no, sale, sono a posto. Ah, ecco qua l'altra skyline. Ok, ci attacchiamo. Ah, pensavo andare. Ah, si possono andare da entrambe le direzioni. Premi B. Ah, ok, non lo sapevo. Allora devo provare prima, magari c'è una zona segreta. Però potevano anche dirmelo. Oh, è
adesso, perché si scende in picchiata. Si scende in picchiata. Oppla. Fermatevi! Fermatevi! Chi è? Tu che hai attraversato il Delaware con spada fiammeggiante. Posso scendere? Veglia su di me e dammi forza. Padre Washington, ascolta la mia preghiera. No, vabbè, dai, io non sono così incivile da... Anche se questi sono poliziotti, praticamente. Io in realtà non ho fatto niente. Sono qua solo per prendere la ragazza. Dovevo stare in incognito, questo sì. Però non ho sparato io per primo. Ah, si apre. Ah, aspetta. Qua proprio dovevo scendere. Pensavo che era una zona bonus. Invece no. Capito. Vabbè, andiamo qua allora. Io non sparo, Sono fermati tutti. Devo salire sul tetto e prendere quella skyline per Monument Island. Capito. Ma stavo guardando in giro, veramente. No, lì non c'è niente. So perché sei venuto, falso pastore. Vedo ogni peccato che macchia la tua anima. Wounded Knee. La Pinkerton. Il bere e il gioco d'azzardo. E ovviamente... Anna. E ora, per ripagare un debito, sei qui per il mio agnello. Ma non tutti i debiti si possono ripagare, Booker. Non mi conosci, amico. La profezia è il mio mestiere, DeWitt. Come il sangue è il tuo. Sai perché questi uomini morirebbero per me? Perché ho visto il loro futuro nella gloria e quindi sono soddisfatti. Cosa ti ha portato a Columbia, Booker? Portaci la ragazza e cancelleremo il debito? Finirà nel sangue, DeWitt. Ma, a pensarci bene, finisce sempre così con te, no? Sempre nel sangue. Gesù. Sei venuto per traviare il mio agnello, ma il tuo bastone è storto e la tua vita contorta. Torna alla Sodoma da cui sei venuto. È uscito il sangue dal naso. Come ha detto, sangue. Questo comunque sa troppo. Non è possibile. Com'è possibile? Speriamo lo scopriamo, per capire bene. So che la trama è molto intricata. Non è così facile da capire subito. Va via! Oh! Stavo parlando. Porca vacca. Allora, prendiamo. Ok. Aspetta, non c'è niente, siamo sicuri? Dov'è? Qua. Oh, vai, colpo. Però... finisce sempre nel sangue, mi rendi conto, tutti gli uomini. Cosa devo fare? Fammi uccidere? Sali su un posto. E ha parlato di... Oh, madonna. Aia. Aspetta. Ecco. Dura poco l'effetto. Devo trovare i comandi per portare questo coso a Monument Island. Però è efficace. No, ha parlato di Anna. Pensandoci sul mio... Cioè, mano destra, AD, se la D sta per DeWitt, la A magari sta per Anna. Però, e quindi abbiamo una figlia. Non lo so. Abbiamo troppi pochi elementi per fare un ragionamento sulla trama. Questa? Vabbè, tutto ok. Non ti farò del male. Infatti. Tutti che pregano quest'uomo. Adesso immagino che quest'uomo si debba sentire Dio a questo punto. Siediti.
e andrà tutto alla grande. Sì, sì, no, ma stai anche in piedi, tanto non devo fare niente, cioè devo solo, diciamo, dirottare il dirigibile. Ok, posso far funzionare questo coso. Il Signore perdona tutto. Oh, Madonna, eh. Ma io sono solo un profeta. Non sono obbligato. Amen. Figuriamoci. Amen. Ma... no, no. Gesù! Che cavolo? Andarmene da qui. Via. Via, via. Vai, ok. Meno male c'era una skyline. Porca vacca. Ci è mancato poco. Oh, aspetta. Ok. Direi che siamo arrivati, no? Eh sì. Cioè, questi qua danno la vita per lui. Ci sono proprio, non so, proprio sì, convinti. Li ha condizionati tutti con la scusa che ha fondato la città. Eh sì, cioè ho sbagliato tasto. No, alcune volte mi tornano i comandi del primo Bioshock. Vediamo qua. Cioè, no, sempre sti due, ma costano troppo. Antico marinaio, io sto risparmiando, però no, qui non c'è niente. Sigarette, sali. Se vuoi accedere ai tuoi vigor, tieni premuto. Ah, sì, ok. Lo sappiamo. Va bene, direi di proseguire allora. Entra monumentale, no, sì. Non sembrava un posto dove tenere una ragazza. Di cosa aveva paura questa gente? Trova la ragazza. Eccola là. Monument Island. Già. Mi chiedo perché l'abbiano rinchiusa qui. Il motivo ci sarà. Non ha contatti con l'esterno, che abbia qualche potere particolare che non riesce a controllare. Boh. E dove vado però? Scusate, qua è chiuso. Chiuso. Vediamo di qua. Ah, delle monete. Una fontana è vuota. No, non posso saltare qua. Non c'è qualcosa su cui... ah sì, ecco, non l'avevo visto. Vabbè, certo che anche voi mi fate la cosa chiusa, la barriera, e poi mettete un gancio su. Vabbè. Il seme del profeta si siederà sul trono e coprirà di fiamme le montagne dell'uomo. Cosa c'è scritto? Ah no, ok, era... Il campione pericoloso seguì i protocolli di quarantena. Il campione. Ma quante monete, aspetta. Cogliamo tutto. Un voxafono. Immagino che anche in una zona d'accesso limitato a questi ragazzi bianchi serva qualcuno che pulisca i pavimenti. Ogni giorno mi fanno i complimenti per la chiarezza del mio linguaggio, perché ho studiato un po'. Ma mi ascoltano? Diavolo. Sanno della cosa di sopra, la spiano tutto il giorno mentre fanno finta di non sapere che cosa sta facendo a questo posto. Un po' di danneggiato, un po' di roba. Ma cos'è? Campio. Il campione mica sarà la ragazza. 1, 5, 11, 17. Ma cos'è? Il soggetto di qualche esperimento? Cos'è questo? Infatti, no, pensavo che c'era un'altra via. Ok. Sì, cos'è questo proprio? Siphon passive. Cavolo è? Transpose 1, 2, 3.
Io non volevo tirare leve a caso così, chissà cosa succede. Di qua si può andare? Sì. Vabbè, però lì c'è delle leve. Prima di... magari c'è qualcosa di segreto, vediamo. Chissà cosa fanno queste. Cos'è, cambiato colore? Questa? Cos'è, il libro di poesie? Età 11 13. Non ho... scusate, fatemi vedere. Cioè, da così diventa marrone e da rosso diventa... boh, non ho capito. Vabbè, andiamo avanti. Altra stanza. Altra stanza. Cosa diavolo le stanno facendo? No, infatti. È allora il soggetto decisamente di un esperimento. Ok, capo. Signore, mi ha chiesto di registrare per il profeta, quindi eccomi qui. Ho sostituito l'intera scatola fusibili, come richiesto, e le luci funzionavano bene ieri, ieri sera. Oh, signore! No! Cosa sta succedendo qua? Cioè... boh, aspetta. Qua, sala fotografica. Foto. La stanno osservando. Abbiamo capito. L'ho detto anche prima nel voxafono che la osservavano tutto il giorno. Basta. Di qua si va avanti. Di qua. Bianco. Usa proiettore. La ragazza, sì. Cosa sta facendo? Non l'ho capito, ma... sono dei numeri quelli. Paint, disegno, pittura, painting, pittura. Vabbè, ha diversi interessi, l'abbiamo capito, sembra. Pittura, poi il primo non si è capito. Il secondo sembra una cosa coi numeri. Comunque è chiaro che la stanno spiando e tenendo sotto controllo per qualcosa. Canto. Ah, 7 e 9 sono le date. Concerto parigino. E beh, l'hanno chiusa qua, cioè, forse da quando è nata. È ovvio che si deve tenere impegnata almeno con qualche hobby, danza. Però il perché vorrei sapere. Property of Columbia Science Authority. Ma mi sa che lo scopriremo presto sul perché tutto questo. C'è scritto facility unsafe, non sicuro. Mi sembra una cosa non sicura questa, Vediamo, sentiamo. Immaginare il proprio futuro è una cosa, e un'altra è vederlo. Perché io ho visto i semi di fuoco che prepareranno la Sodoma di sotto per l'avvento del Signore. Ma sarà Elizabeth a gettare quei semi. Non io. Io cadrò prima che il lavoro sia compiuto. Ma lei raccoglierà il mio fardello. Il Signore mi sta chiamando. Sento il suo amore in ogni tumore. Perché questi rappresentano il treno
che mi porterà alla sua stazione. E me ne andrò felice, sapendo che Elizabeth prenderà il mio posto. Ma sta giungendo il falso pastore per far perdere il mio agnello. Non salirò su quel treno finché lei non sarà al sicuro dalle sue menzogne. Allora, vediamo se ho capito bene, a parte, diciamo, le parole sul signore di qua, il signore di là. Lui vuole che Elizabeth, quindi la ragazza, attacchi la, come si è visto, abbiamo visto all'inizio, attacchi la Sodoma, cioè il mondo di sotto, la terra, usando Columbia. Beh, un attacco dall'alto è sempre cosa buona in una guerra. Però la tiene qua forse a causa mia, cioè visto che sa che sto arrivando. Però vabbè, vedo che, cioè, non attiva localizzazione del soggetto. Vabbè, no, tiriamo sta leva, vediamo. Ah, i numeri, quelli, sì, lettere, numeri, non si capisce bene cos'è. Questo mi sa che potrebbe essere uno di quegli specchi. Specimen prese. Che non diciamo, dall'altra parte non si vede niente. Specchi che riflettono, cioè che fanno passare, credo, la, se la luce da un lato solo. Quindi non sono trasparenti da un lato. Attiviamo. Lo spogliatoio. Dobbiamo andare là. Ah, specimen del soggetto. Ok. Non abbiamo la pistola, quindi presumo non ci siano nemici. Però vedo che qua si aprono porte così. Cioè, se ci voleva tenere fuori, sta facendo un brutto lavoro, Bevi più sali. Vabbè, prendiamo, anche se non li vediamo quanti ne abbiamo. Tira leva. Eccola! È lei. Eh sì, ma lei pensa sia uno specchio. Forse non sa di essere il soggetto di un esperimento. Ma ha un ditale al dito? Ah sì, al mignolo. Cucirà anche, forse? Boh. Ah, localizzazione. Dining, cena. Ora di cena. Scusate, voglio vedere dove va. Ok, si chiude qua. Apri, apri, tira leva. Ehi, cos'è? Prego. Ma che cavolo? Qualsiasi cosa fosse, non ha niente a che vedere col lavoro che devo fare. Ma cos'è? Ha aperto un portale? Quella era Parigi. Ah, che sia questo magari il suo potere, cioè è capace di aprire portali tra un posto e l'altro, forse una dimensione e l'altra, dobbiamo approfondire questo qua, questo lavoro non fa che peggiorare. Noi abbiamo notato, guarda, sembrava una cosa così semplice all'inizio. Aspetta, prima di attivare la leva voglio sentire cosa rende diversa la ragazza. Sospetto che abbia a che fare più con ciò che non è che con ciò che è. Una piccola parte di lei rimane nel posto da cui è venuta. A quanto pare all'universo non piace mescolare troppo le carte. Posto da cui è venuta. E da dove è venuta? Adesso in libreria, direi. In biblioteca. Ma possiamo raggiungerla anziché guardarla e basta? Che non mi dà un po' fastidio, insomma, osservare così.
Sì, biblioteca, ecco, esatto. Porca vacca. Va bene. Posso farcela. Siamo bene. Siamo in sei in cima, eh. Eh sì, va la faccia. La faccia della... Sì, sì, sì. Dell'angelo. Oh. Faccio entrare. Prima che casco. Si apre, ok. Oddio! Oh. Oh, buongiorno. Ehi, piantala! Vuoi piantarla? La vuoi piantare? Non sono qui per farti del male. Chi sei? Mi chiamo DeWitt. Sono un amico. Sono venuto per portarti via di qui. Posto? Sei reale? Sì. Abbastanza reale. Sta arrivando. Chi? Devi andare. Perché? Non ti conviene essere qui quando arriva. Solo un minuto, mi sto vestendo. Posso portarti via. Non c'è via d'uscita, credimi. Basta, sei troppo impaziente, basta così. E con questa? Di che si tratta? Questa è la via d'uscita, no? Ma che stai... Oh, dammela. Ma cos'è sto coso che fa sti versi? È un'uscita. Sì. Madonna. Posso aprire? Aspetta. Fatemi vedere, non c'è niente qua. E la mia curiosità è sempre elevata. No, sembra di no. Va bene, usciamo. Forza, da questa parte. Sì, arrivo. È il suo lavoro tenermi rinchiusa quassù. Questo lo vedremo. Ma chi? Lavoro chi sei? Perché sei venuto qui? Oh. Corri, possiamo correre? No, sembra di no. Da questa parte, forza! Ok, ti seguo, Madonna. Aspetta! Presto! Madonna, ma che segni? Cos'è, un mostro? Fatemi muovere e correre. Che diavolo è quella cosa? Chiama l'ascensore! Cosa? Premi il pulsante! Premi! Senti questo. Mi stavano osservando. Tutto questo tempo. Perché? Perché mi hanno messo qui dentro? Cosa sono? Infatti, cosa sono? Ho intuito. Sei giusto. La ragazza che se ne va da questa torre! Non lo sapeva. Oh madonna. Che è? L'uccello? L'uccello gigante, eh? Posso sparargli? Ah sì. Ma se io gli sparo... Ah, l'ascensore ha fatto il suo lavoro. Gli è arrivata in testa. Gli è arrivata. Possiamo andare? È qua. Dobbiamo muoverci. Ok. Sto facendo a pezzi l'edificio. Attenta Elizabeth. Come conosci il mio nome? Non ora. Non... Però non sta facendo un bel lavoro. Cioè, se distrugge l'edificio rischia di ammazzarla. Mamma mia. Sì, arrivo. Ok. Spostati, provo io. Esatto. Dai. Dove andiamo? Su! Su dove? Ci buttiamo? Non abbiamo il paracadute. Mamma mia. Che cosa ci prende, ci ammazza. Ma eccolo. Vai. Mo? Siamo in cima. Oh. Hai presa. Ma va che culo. Ce l'abbiamo. Sembra di sì. Oh. Madonna.
sembra che però non... Ah, va. Ha distrutto la torre praticamente. Sì, ma non è molto intelligente, Se il suo obiettivo era tenerla rinchiusa, così... Diciamo, no! Ha fallito da solo. Eh sì, proprio un uccello gigante. Madonna. Mi gira la testa. All'acqua. Oh, Fide. Perché non ci ha preso? Siamo a un passo. Ah, la pressione. La pressione. Quindi questo è il suo punto debole, probabilmente. Signor DeWitt. Signor DeWitt. Portaci la ragazza e annulla il debito. Un'altra visione. Mi sente, signor DeWitt? Sì, abbiamo capito. Cosa volete fare di lei? Avevamo un accordo, DeWitt. Cosa volete farne di lei? Apra questa porta immediatamente. Volete farle del male? Ditemi cosa volete fare. Non possiamo fare niente. Beh, apriamo la porta. Anna! Anna! Ha un po' di confusione, mi sa, Mi metto di dire alla ragazza ciò che vuole sentire, basta che venga con me. Beh, insomma, non è una buona strategia, secondo me, perché è meglio sempre dire la verità, ma vabbè. Oh! Ci ha salvato? Anna... Anna. Anna? No, sono io. Elizabeth. Stai bene? Dove sono? Di nuovo tra i vivi. Ecco, lascia che... Sto bene. Sei quasi annegato, hai bisogno... Ho detto che sto bene. Dammi soltanto un minuto. La senti? È musica. Sì, ma nessuno si è accorto di niente. Ho solo bisogno di... Ok, farò in fretta. Farò in fretta, DeWitt. Non siamo messi bene, decisamente, dopo quel volo. Una spiaggia. Dov'è lei? Oh. Fa uno strano effetto, è una spiaggia. Qua, in cielo. Ma va bene. Ci ha salvato la vita quest'acqua. Però abbiamo scoperto che quell'uccellaccio meccanico non sopporta la pressione acquatica, per quanto infima. Eh sì, perché comunque eravamo... Ehi, hai visto una ragazza? Cos'è, una specie di imbonimento? Perché non mi interessa. No, solo un'informazione ho chiesto, ma pensa a te. Hai visto una ragazza? Gonna Blu, no? No. Ma sono senza accompagnatore, se stai cercando compagnia. Ah, si propone questa, ma non abbiamo tempo, mi spiace. Mi spiace. Vabbè. Avete visto una ragazza qui intorno? Gonna blu, capelli scuri. Ma guarda questo. Perché non ci dormi sopra, capo? No, nessuno mi risponde in maniera secca, sì o no. Vabbè. Ehi, sto cercando una ragazza. E chi non la cerca, fratello? Ecco, un altro. Va bene, me la cerco da solo, va.